a scuola di poesia. Mi hanno chiesto di tracciare un confine tra me e il mondo. Mi hanno chiesto di misurare le parole affinché rimanessero avvolte dal mistero. Mi hanno chiesto di uscire dal mio tempo per entrare nel loro tempo. Mi hanno chiesto di parlare con un'altra voce che non è la mia voce. Mi hanno chiesto di sentire ciò che io non sento. Mi hanno detto che non sono un dono. Per questo solo ho davvero pianto e poi ho scritto ancora. La poesia non conosce un tempo sbagliato, la poesia non conosce un modo sbagliato, la poesia non conosce un sentire sbagliato. La poesia non è un pensiero, non raccoglie frutti, la poesia dona i suoi frutti e soltanto i suoi. Altro non può donare.